Gli Stati Uniti stanno inviando all'Ucraina ulteriori aiuti militari del valore di 400 milioni di dollari. Il principale consigliere del presidente statunitense, Jack Sullivan, ha incontrato venerdì il presidente ucraino Zelensky a Kiev per riaffermare il sostegno degli Stati Uniti allo sforzo bellico contro la Russia. In particolare, 400 milioni di dollari di aiuti includono finanziamenti per ulteriori difese aeree. Mosca controlla lo spazio aereo ed ha operato attacchi che demoliscono la rete elettrica nazionale ucraina. Secondo il capo del Dipartimento di Supporto Analitico della Polizia ucraina, dall'inizio dell'evacuazione della popolazione civile nelle zone di Donetsk, Kharkiv, Kherson, sarebbero stati trovati corpi di 868 civili ucraini. Intanto sono sempre di più le zone dell'insieme dell'Ucraina prive dell'energia elettrica a causa degli attacchi russi con razzi e droni kamikaze. Anche il G7 dei ministri degli esteri, che si è tenuto a Münster in Germania, ha visto l'Ucraina come tema cardinale, oltre alle sfide globali di una congiuntura internazionale poco favorevole dal punto di vista socio-economico. Il segretario di Stato americano Blinken ha affrontato inoltre il futuro delle relazioni Washington-Berlino. E così si è espressa la responsabile della diplomazia tedesca. Dmytro Kuleva, il mio collega ministro degli esteri ucraino, è stato molto chiaro nelle sue parole su ciò di cui gli ucraini hanno bisogno in questi giorni. Ecco perché stiamo mettendo sul tavolo dei pacchetti per il periodo invernale. Scopo è fornire generatori, sistemi di riscaldamento, moduli abitativi, depuratori, pompe dell'acqua e impianti sanitari. Il G7 ha chiesto ai paesi petroliferi di aumentare la produzione per contribuire a ridurre i prezzi un mese dopo che l'OPEC ha deciso di ridurre drasticamente la sua produzione. L'aumento della produzione dovrebbe aiutare a diminuire la volatilità dei mercati energetici a causa della guerra. La stagione fredda si avvicina e le autorità sanitarie si preparano ad un nuovo aumento di contagi da Covid. Anche se lo scenario ormai è diverso rispetto agli anni precedenti, la pandemia non è ancora finita. In tutta Europa e non solo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa notare che potrebbe presto iniziare un'altra ondata di infezioni. Prevediamo e stiamo assistendo ad un aumento di casi, ci si può aspettare anche una recrudescenza dell'influenza, ci sono poi una serie di varianti. L'importante è vaccinarsi per proteggere la salute delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili. Secondo le autorità, i nuovi ceppi di Omicron suggeriscono di non abbassare la guardia. Le raccomandazioni restano sempre le stesse: uso delle mascherine nei posti al chiuso e affollati e dosi booster. Niente allarmismi, ma serve cautela. Questo è il messaggio della Commissione europea e dell'OMS per tutti i paesi. Un venerdì nero per i dipendenti di Twitter. In migliaia si preparano per dire addio al loro posto di lavoro e molti lo hanno già fatto dopo la decisione da parte del colosso acquisito da Elon Musk dei licenziamenti di massa. Il magnate ha rimosso il consiglio d'amministrazione, si è insediato come unico membro del consiglio. Diversi membri dello staff hanno twittato di essere stati bloccati dai loro account di lavoro. Si ipotizza che il neoproprietario voglia tagliare fino al 50% della forza lavoro della piattaforma. Mentre i datori di lavoro statunitensi che licenziano 500 più dipendenti sono tenuti a dare un avviso pubblico, il Dipartimento per lo sviluppo dell'occupazione della California afferma di non aver ancora ricevuto tali notifiche da parte di Twitter. Nei prossimi giorni la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi, coi maggiori incrementi in arrivo nei paesi in via di sviluppo. Secondo il rapporto stilato dall'ONU, la previsione si materializzerà entro il 15 novembre prossimo. La popolazione mondiale in soli due secoli è cresciuta di circa 7 volte, aumentando da poco più di 2 miliardi nel 1950, sino a raggiungere i 10 miliardi entro il 2050. Il documento delle Nazioni Unite vuole mettere in guardia sui pericoli del sovrappopolamento. L'80% della crescita si concentra nelle nazioni più povere. La popolazione indiana, ad esempio, sale a 1,4 miliardi. I tassi di natalità variano da paese a paese, in alcuni casi in aumento grazie alla diminuzione della mortalità infantile e a una migliore assistenza sanitaria. Altrove, anche in Europa, questi tassi stanno invece rallentando a causa di una serie di fattori, inclusi quelli economici.